Capobanga ragazzi e benvenuti in questo nuovo Jim Risponde. Avete visto che bravo ragazzi, cioè non so se rendo l'idea, manco un mese è passato dallo scorso Jim Risponde e siamo già qua fiammeggianti. Comunque si ritorna un po' nell'angolo della risposta, perché nel precedente a questi manga mi ero dimenticato appunto che avevo l'angolo della risposta, mi ero messo a cazzo come un qualsiasi altro a questi manga. Dunque si ritorna in questo angoluccio qui, si prende lo smartphone e si cominciano a leggere le domande. Partiamo da Andrea Secco che scrive: mitico Jim, è vero o no? No, nel più totale proprio, nella più totalità del no. No, 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 no. Comunque saluto il mio boss Andrea Secco, che lo volevo ringraziare anche pubblicamente, gli ho detto mille volte, così che lui e Marco Togni sono stati, diciamo, i miei creatori appunto riferiti all'ambito Giappo Tour. Cioè Marco Togni, diciamo, mi ha scoperto su YouTube e Andrea Secco mi ha fatto da guida una volta arrivati appunto in Giappone con il nostro primo tour nel lontanissimo 2013. Dunque lo ringrazio infinitamente e passiamo a Loviet, che scrive: come ti vedi tra 10 e 30 anni? Te la farò finché non rispondi a questa domanda. Onestamente ragazzi, non mi vedo, nel senso che quando si era bambini un po' si sognava, no? Un po' si diceva, quando avrò 30 anni sarò, quando avrò 50 anni sarò. Infatti io, quando avevo 10 anni, dicevo sempre: ah, a 25 anni sarò un astronauta. E invece no, e dunque alla fine i sogni sono desideri di felicità soltanto nei cartoni animati. La realtà è ben più crudele. Però onestamente non so, ecco, l'unica certezza è che molto probabilmente, anzi quasi certamente, tra 10 anni non sarò più su YouTube. Questo è poco ma sicuro, perché non mi voglio vedere a 40 anni a fare video. Diciamo che le generazioni devono un po' andare avanti e lasciare posto alle nuove generazioni. Marco Cavuoto mi scrive: quali sono i tuoi videogiochi preferiti a tema anime e manga? Allora ragazzi, quali sono i miei videogiochi preferiti a tema anime e manga? Intanto guardo la batteria della fotocamera, che è scesa del 20% in tipo 5 minuti, e questa cosa è abbastanza grave. Penso che sia anche abbastanza semplice come risposta, nel senso che gli unici videogiochi fatti veramente molto bene in questi anni, tralasciando appunto l'ultimo Dragon Ball Fighters o Dragon Ball Fighter Z, come vuole chiamarsi, diciamo che la serie di Naruto è sempre stata quella che è riuscita a dare di più in ambito videoludico, prendendo come riferimento ovviamente il manga e l'anime di Naruto. Come gioco ovviamente è mostruosamente bello, cel shading veramente da paura, dettagli al massimo, sembra di guardare un anime per intenderci. Dunque assolutamente la serie di Naruto è quella che non ha mai deluso dalla sua nascita, diciamo. Io parlo appunto di 360, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, mai deluso le aspettative. Tutti gli altri, bene o male, erano fatti bene da una parte, ma dopo si castravano dall'altra, dunque non si può neanche prendere in considerazione. Matteo Ferro mi scrive: qual è la tua console preferita? Sei un grande, mi saluti. Ciao Matteo. Allora, la mia console preferita non lo nego, onestamente, anche se non è la mia preferita in assoluto, è Xbox One, soprattutto Xbox One X, cioè l'ultima uscita, che veramente è uno splendore, cioè wow, soprattutto se uno possiede un televisore 4K, HDR, eccetera, eccetera. È veramente una cosa potentissima. It's over 9000! Ma la preferisco, ragazzi, principalmente per il controller, perché veramente il controller dell'Xbox, a mio avviso, è perfetto. Poi ovviamente ognuno ha le sue scelte, le sue preferenze, ma secondo me rimane veramente il migliore, e anche sotto l'ambito live, dunque community, gruppi, party e qualsiasi altra cosa online, dunque multiplayer. Sotto il fattore esclusive, dunque le cose più importanti, diciamo, preferisco di gran lunga la PlayStation 4, perché appunto le esclusive Sony hanno quel non so che di wow. E la cosa figa di adesso è che se prima i giochi multipiattaforma li prendevo per PlayStation 4 Pro, perché è la console di riferimento, diciamo, in ambito, ripeto, console, ora come ora posso prendermi tutti i titoli multipiattaforma per Xbox One X, visto che per adesso è la console di riferimento. Dunque diciamo che torno ad usarla in maniera molto molto estrema. Alex Like: qual è il tuo scrittore manga preferito o preferita? Se mi seguite da tempo ragazzi lo saprete, perché ogni volta che faccio vedere un suo manga io svengo, praticamente mi piacciono un casino, adoro le sue opere, adoro le sue storie mature, con un senso di realtà e non buttate a cavolo, e ovviamente rispondo Asano, Inoue Asano. Purtroppo i suoi manga non sono sempre reperibili, perché le vecchie opere di Asano o sono in ristampa, se va a culo, o comunque sono introvabili. Non ricordo più il nome di un'opera che purtroppo non ho, però l'ho vista su eBay a tipo 120 euro ed è volume unico, cioè una cosa veramente assurda, dunque non la comprerò mai ovviamente, però le sue opere veramente mi riportano alla realtà, sia come storia d'amore che come storia di vita quotidiana. È veramente bravo a spiegare, ti deprime leggermente, devo dire la verità, ti deprime leggermente, però è veramente bravo. Beach
Sean mi scrive: ciao Jim, domanda sui viaggi. Ok, devo leggerlo così se non riesco a leggere un cavolo. Ciao Jim, domandissima sui viaggi in Giappone. Ma la valigia al ritorno si chiude sempre? Io in Giappone ci andrò quest'estate e ho paura di doverne prendere una seconda per tornare, per portare tutte quelle cose che comprerò. Te come fai? Durante i primi viaggi, ragazzi, era un acquisto dietro l'altro, veramente un acquisto compulsivo, perché il Giappone ti porta a fare acquisti anche se non vuoi. Ed ecco il problema del Giappone: probabilmente se uno ci va tante volte l'anno come sottoscritto, o uno che abita là come ad esempio Andrea Secco, sicuramente non va a acquistarsi action figure, anche se la passione, non va a acquistarsi appunto action figure, videogiochi, anime, manga, ma ha un limite, si dà un limite. Io nel mio caso appunto ci vado parecchie volte l'anno, dunque sono abituato, diciamo, ad andare in Giappone, dunque abituato, per modo di dire, di vedere Akihabara, di vedere i negozi pieni di manga, di vedere i negozi pieni di figures, di vedere i negozi pieni di anime, di vedere tecnologia ovunque, di vedere, oh mio Dio, e dunque mi riesco a trattenere. Infatti negli ultimi 2 anni ho acquistato veramente poco in Giappone, cioè una figures, 2 figures massimo, e tanto per farmi il contentino ed avere un oggetto al mio ritorno. Però non sono più compulsivo, mentre all'inizio avevo portato via mia sorella nel primo viaggio in Giappone da solo, e ovviamente questa tattica è stata usata non per avere mia sorella dietro, ma per riempire anche la sua valigia. No, ovviamente sto scherzando, però mi è servita molto, perché alla fine del viaggio avevo comprato talmente tante cose, ma veramente talmente tante cose, che la mia valigia era diventata veramente una bomba atomica, cioè chiusa saltandoci sopra, e se qualcuno sfiorava l'anello per aprirla, per me faceva saltare in aria, diciamo, la sede dei controlli aeroportuali, perché è veramente una cosa bestiale. Ecco perché avevo riempito anche quella di mia sorella, così da avere una valigia e mezzo disponibile. Dunque il mio consiglio è: non andarci mai da solo, portati via un'amica, oppure vieni col Giappo Tour, perché col Giappo Tour, se vieni con il mio gruppo, praticamente c'è il 90% di appassionati, e poi ci sono sempre quelle 2-3 persone che non gliene frega più di tanto. Ecco, fate amicizia con quelle 2-3 persone che non gliene frega niente di acquistare roba, così appunto potete riempire la loro valigia, e una volta in Italia ve li danno e ve li portate a casa tramite zaini, tramite cosa. Dunque pensaci molto bene. Rainbow and Smile mi chiede: come comunichi con i giapponesi? Hai imparato la lingua o parli inglese? Allora, in tutti questi anni, diciamo che non ho mai studiato il giapponese, ecco, una cosa che voglio dire è che non ho mai studiato il giapponese. Una cosa bella, diciamo, è che essendo appassionato di anime, dunque guardandoli in subita, e andando spesso in Giappone, diciamo che certe frasi, certe parole ti entrano dentro, dunque la maggior parte dei discorsi semplici li riesci a capire. Ovviamente in tutto questo la lingua che trovo più sicura è l'inglese, non lo parlo alla perfezione, ho una pronuncia leggermente da schifo, ma la cosa bella è che in Giappone tutti hanno una pronuncia da schifo. Dunque la mia pronuncia in Giappone con i giapponesi è tipo avere la laurea ad honorem, avere 50 lauree e corsi specializzati e attestati è di inglese, dunque tipo sei il re. In sostanza, per capire il loro inglese devi parlare male l'inglese, non parlarlo, proprio pronunciarlo male, così se lo pronunci male te, sicuramente capirai anche loro quando lo pronunciano male. È un'ottima tattica, questa volta tipo do consigli gratuiti a tutti. Rispondo, ragazzi, all'ultima domanda. Xlight mi scrive: qual è stato il tuo primo video su YouTube? Risale al 2007, a marzo, se non sbaglio, il 17 marzo 2007, quando uscì sul mercato, sempre se non dico una stronzata riferita al mese ovviamente, la PlayStation 3. Infatti c'era il disastro in giro, tutti la volevano quella console, era proprio una roba, tipo una manna dal cielo, la tecnologia, l'ultima tecnologia, oh mio Dio, PlayStation 3. Però quasi nessuno poteva acquistarla perché costava un botto di soldi, veramente un botto di soldi. Io in quegli anni lavoravo dal GameStop, dunque avevo diritto, diciamo, a un piccolo sconto soprattutto sui giochi, eccetera eccetera, e dunque me la sono portata a casa al day one. E appena tornata a casa, ragazzi, ho fatto subito l'unboxing. Infatti penso di essere uno dei primi, se non il primo, in Italia a portare, diciamo, la moda degli unboxing su YouTube, perché solitamente era riservata agli americani, comunque sia agli inglesi in generale, mentre in Italia nessuno lo faceva. Dunque penso nel 2007 di essere stato uno dei primi a portarla su YouTube Italia. Comunque avevo fatto l'unboxing della PlayStation 3, che in pochissimi giorni aveva fatto tipo 260.000 visualizzazioni, che adesso come adesso sono poche, contando che molti canali già li fanno. Però all'epoca, visto che YouTube era nato da 2 annetti, non di più, era tipo adesso fare 50 milioni di visualizzazioni. Infatti era stato visto da giapponesi, americani, finlandesi, praticamente tutto il mondo ha visto il mio video, bellissimo. Bene ragazzi, questo Jim risponde è finito qui. Vi ricordo di farmi le domande con l'hashtag chiedi a Jim. Se non avessi risposto alla vostra domanda, ragazzi, rifatemela sotto questo video con l'hashtag appunto chiedi a Jim, così nel prossimo cercherò di rispondere. Ripeto, io risponderei a tutti voi, ma è veramente impossibile riuscire a gestire tutta una lista di commenti. Nel precedente c'erano tipo stati 60 commenti, dunque era una cosa veramente devastante, non potevo fare 60 risposte a 60 domande. Dunque, che dire, un pollice in su è sempre apprezzato, preferiti se volete, un commentino lasciatelo qua sotto, e ci vediamo con il prossimo video. Ciao ragazzi!